Anche il Movimento Giovanile Salesiano dell'Italia ha partecipato all'incontro dei giovani a Loreto al termine del primo anno di Agorà, programma voluto dalla Pastorale Nazionale della Chiesa Italiana per dare un nuovo impulso alla pastorale giovanile e al quale ha voluto partecipare lo stesso Santo Padre Benedetto XVI. Il Movimento Giovanile Salesiano ha voluto dedicare alcuni giorni ad una preparazione più particolare all'evento. Per questo il 29 agosto, oltre 200 giovani, rappresentanti delle varie consulte territoriali, si sono dati appuntamento all'Istituto Salesiano di Loreto per approfondire il tema del primo anno dell'Agorà, Come io vi ho amato, che invita all'ascolto del mondo giovanile. I giovani del Movimento Giovanile Salesiano hanno scelto come slogan tematico l'indicazione che Don Cafasso fece a Don Bosco: vai per la città e guardati attorno. La giornata del 30 agosto è stata dedicata all'ascolto al mattino di esperti del mondo giovanile e nel pomeriggio di esperienze di attenzione a particolari problemi dei giovani. L'ascolto e il dialogo sono stati due strumenti di conoscenza per i giovani convenuti a Loreto di esplorare alcune situazioni e realtà. Sa quanta attesa c'è? Immagino, soprattutto perché l'Agorà 2007 si vede questa volta arricchito con la presenza del Papa proprio alla Casa della Madonna, e questo rende ancora più significativo il nostro incontro. È stato l'incontro con il nono successore di Don Bosco, Don Pasquale Chavez, a dare ai giovani una carica di entusiasmo e una spinta ad essere maggiormente presenti e protagonisti nella Chiesa. Anch'io! Per questo motivo le abbiamo chiesto una riflessione sul tema del nostro incontro, cioè in ascolto dei giovani per essere testimoni di Cristo nella nostra società. Così, ringraziandola nuovamente, ci prepariamo ad ascoltare le sue parole. Voi sapete che è stata una giornata ricca di emozioni che hanno evidenziato ancora una volta il grande impegno che i salesiani e gli altri gruppi della famiglia salesiana mettono nel servizio ai giovani e il bisogno di estendere sempre più l'impegno della evangelizzazione e della promozione umana. Aneliti che hanno spinto lo stesso Don Bosco fino alla temerarietà. A sottolineare l'attenzione che da sempre i salesiani danno ai giovani, nel pomeriggio il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, ha consegnato a Don Pasquale Chavez una targa commemorativa per l'impegno che i figli di Don Bosco hanno messo nell'accogliere ed educare i giovani del territorio. Don Chavez ha chiesto alle autorità civili, ringraziando per il segno di stima e affetto dimostrato, di saper interagire con le altre realtà sempre per il bene reale dei giovani, così come voleva Don Bosco. E nel pomeriggio, nel santuario della Santa Casa di Loreto, il rettore maggiore ha presieduto la concelebrazione eucaristica, alla quale hanno preso parte gli oltre 200 giovani dell'incontro MGS e le altre numerose delegazioni di giovani, convenuto per l'evento da alcune ispettorie d'Italia. Ci siamo recati alla Casa di Maria, la casa della Madre di Gesù e Madre nostra, dove tutto traspira un profondo senso del mistero di quanto qui è accaduto, l'incarnazione del Figlio di Dio. L'incontro di Loreto è stato vissuto anche da chi per vari motivi era rimasto a casa e da tutto il mondo salesiano, grazie alla collaborazione di Missioni Don Bosco Media Center e Telepace, che hanno realizzato alcune dirette televisive satellitari.